Buongiorno, allora oggi prepariamo un piatto tipico piemontese, un piatto della tradizione contadina. E è un piatto però che veniva consumato durante le giornate di festa perché si riuniva magari la famiglia e si aveva la possibilità di offrire qualcosa di un pochino più ricco. La carne non era un prodotto che sulla tavola si trovava facilmente e quindi bisognava poterla conservare per le giornate più importanti, ma soprattutto renderla un po' disponibile a tutti. Ecco che quindi l'utilizzo del macinato e delle preparazioni che prevedono l'uso del macinato oppure delle carni lesse restate del giorno precedente ci dava la possibilità di far mangiare un po' a tutti anche la carne. Essendo un piatto però contadino e della tradizione e appunto non ricco, richiedeva l'utilizzo di ingredienti che erano il più possibile disponibili e economici. Quindi ecco che avevamo delle verdure di campo, io in questo caso ho messo delle biettine e della borragine sbollentata, ma vanno bene anche dei cavoli, degli spinaci o nella versione più economica, più moderna, diciamo le biettine, delle verdurine quindi. Poi va messa la carne macinata, appunto, oppure la carne di un lesso, di un arrosto avanzato, qualcosa che ci rimane, che comunque possiamo farlo a pezzettini. Qualche uova, che bene o male comunque fortunatamente non mancavano, le galline da cortile c'erano e almeno le uova erano un prodotto abbastanza disponibile. E poi un altro ingrediente tipico del nostro territorio che permetteva effettivamente di saziare tantissimi era il riso. Il riso che veniva quindi lessato, cotto e messo. Ecco qua appunto il riso, lo sto facendo cuocere, deve cuocere per molto tempo e rimanere piuttosto colloso e morbido, non è necessario che sia a mo' di risotto. In questo caso ho usato una pentola simil pressione, una pentola a pressione praticamente, e con poca acqua, giusto il quantitativo da ricoprirlo, lo lascio cuocere per questo tipo di riso 35 minuti. Questo riso è un carnaroli semilavorato in questo caso. Quindi non è brillato, è leggermente più scuro e anche il chicco è un pochino più grosso. E è un riso originario e di questo territorio ed è anche venduto qua vicino a noi, quindi è proprio anche chilometri zero. Tra gli altri ingredienti, appunto, poi ho. Ah, ecco, abbiamo i cannelloni. In questo caso ho scelto di utilizzare dei cannelloni già pronti. Non è necessario sbollentarli prima, quindi vanno semplicemente farciti. Un po' di aromi chiaramente non devono mancare, quindi un po' di origano, sale, aglio, del parmigiano, una salsa pomodoro per completare poi la preparazione, oppure si può scegliere di fare la versione con la besciamella, un goccino d'olio per la teglia. E non deve mancare il trito che adesso vado a recuperare. Allora, ecco qua, questo è il trito di macinato, io ho scelto del macinato misto, è possibile utilizzare, ripeto, carne già cotta precedentemente, oppure è possibile anche mischiare della salsiccia e della carne proprio per dare un pochino più di sapore. Non c'è un ingrediente specifico, tipico proprio di questa ricetta, perché veniva fatta proprio con quello che era a disposizione della famiglia. Allora, prendiamo un cucchiaio. Girare bene, allora io vado a sminuzzare adesso, cioè aprire un pochino la carne in questo modo, intanto che termina di cuocere il riso vado appunto a condire questa carne. Allora gli mettiamo un pochino di sale, ecco, non ne metto troppo perché il riso ho detto l'ho cotto già in acqua salata, quindi non deve poi diventare al ripieno troppo forte di sapore. A me piace, non faccio mancare un pochino di aglio, in questo caso uso l'aglio disidratato, ma potete fare dell'aglio tritato. Anche perché sappiate, ricordate che in questo periodo l'aglio aiuta davvero a tenere lontani i batteri e i virus. Un pochino di origano oppure di spezie, altre che avete per insaporire la carne, va bene anche la salvia, del rosmarino. Io qui aggiungo un pochino di, in questo caso è prezzemolo,
è il composto che si utilizza per fare la pasta aglio, olio e peperoncino, quindi ne metto proprio solamente un pizzichino, non tanto perché non voglio che diventi troppo forte. E poi, in questo caso, un bel po' di parmigiano, anche questo chiaramente grana padano, che è sempre del nostro territorio, all'incirca 80 grammi. Di carne ne ho messa 300 grammi. Adesso a poco no, lo so, stavolta lo so perché me lo ricordo. Verdurine, appunto, quelle che avete a disposizione, comunque sono anche qua 200-300 grammi, non è tantissimo, ma se ce n'è di più va benissimo, non è una cosa che fa male averne di più. E allora, prendo però un mestolo un pochino più... dove sono andati stamattina? Eccoli qua, avevo nascosti, un po' più grosso perché altrimenti non riesco a lavorare il tutto. Se c'è un tritacarne o un macinatutto, un robot da cucina, potete anche mettere tutto insieme all'interno. E prendo due uova. Le uova mi aiutano a tenere il composto legato, ma ripeto, in questo caso anche a creare composto nutriente del piatto. Ricordiamoci di non buttare i gusci delle uova, che possono essere utilizzati nel compost o anche per essiccati, per fare del nutrimento per i nostri amici animali. Quindi lavati i gusci, essiccati e poi utilizzati. Ok. Questo è il risultato del composto, che altro poi non è che è una specie di polpetta, un polpettone. Adesso a questo composto vado ad aggiungere il riso. Ecco qua, il riso è ancora bello caldo, facciamo evaporare un pochino. Ecco, ve lo mostro per comprendere bene, vedete, è piuttosto... asciutto, ha un buon profumo, perché devo dire che pur essendo un riso in bianco, un riso di buona qualità, riso semi-integrale, ci dà anche appunto vitamine semi-integrali che altrimenti nel riso brillato, che sarebbe il riso quello bianco, andiamo a perdere. Possiamo farlo intiepidire un attimo oppure possiamo metterlo insieme, tanto poi andrà tutto al forno, quindi se anche la carne inizia a cuocere non è un grosso problema. All'incirca quanto riso? La quantità stessa della carne. Lavoro bene il tutto. Essendo il riso molto morbido, il composto rimane bello omogeneo. Possiamo mettere anche un pochino di erbette fresche, e questa volta ho a disposizione appunto un po' di prezzemolo e una bellissima forbicina che adesso vi mostro, che oh, sono un po' pasticciona. Come sempre, stavo dicendo come stamattina, invece come sempre. Allora, il mio prezzemolo. Ecco qua. Questa forbicina, o forbiciona, guardate qua com'è fatta. È a più strati ed è pratica perché praticamente mi va a sminuzzare le erbe direttamente senza l'utilizzo del tagliere, del coltello. Se poi lo volessimo ancora più fine si può chiaramente fare, però mi dà veramente un aiuto velocissimo. Sono un po' patita per tutti gli strumenti di cucina e allora purtroppo spesso mi faccio prendere un po' come se fossero i regali di Natale. Benissimo ragazzi, questo è pronto, non vado altro adesso che a farcire i miei cannelloni. Recupero il sac à poche e vediamo subito.
però poi sac à poche mi sono rimasti questi qua piccolini. E qualcuno potrà dire, ma io non ho quell'affare poi che si mette qua. In realtà potreste utilizzare anche un sacchetto da cucina, anzi, ve lo faccio vedere, un sacchetto di quelli che usiamo per il freezer o per il frigorifero, e in questo modo, tagliando un angolino, mettiamo il nostro composto all'interno, magari ecco se volete aspettare un attimino perché è caldo, ma anche qua si possono anche tagliare le verdure, se volete, se usate un tritacarne o un macinatutto chiaramente lo fa da solo, però allora in questo modo io ottengo lo stesso il mio sac à poche. Vado proprio a inserire questo qua. Adesso l'ho fatto un po' grosso il buchino, ma lo facevo un po' più piccolino. E vado a riempire il mio cannellone, posso fare anche l'operazione contraria, un po' di qua e un po' di là, se non riesco. No, questa sacchettina era un po' molle, però diciamo che sono riuscita ugualmente a farcirlo. Ok. Perfetto. C'è un filino di verdura che dà fastidio, lo togliamo. Ok, cerco anche magari poi di spingere un pochino per riempirlo bene. Ripeto, non è necessario farcirli dopo aver sbollentato la pasta, perché è una pasta leggera. Fatto questo, non vado altro che sistemarli nella mia teglia. Io utilizzo questa che è in vetro, metto un goccio di olio e sistemo in questo modo, lo faccio subito. Allora, prendiamo un goccino d'olio, ho liberato anche l'altra pirofila perché il suggerimento è questo: se dovete prepararli, se potete, fatene magari due teglie, una la preparate subito e una la utilizzate magari un altro momento congelandola prima ancora di cuocere, oppure cuocendola al forno e poi congelandola dopo, così per un altro giorno l'avete pronta. In questo modo, anche qua un pochino di olio lo distribuiamo bene sul fondo. Possiamo mettere anche direttamente un po' di salsa pomodoro. Io utilizzo la passata, così non è necessario prepararla precedentemente e soprattutto dà un po' più di sapore al piatto, perché sono buonissimi anche con la besciamella, però smorza un pochino il sapore. Potete eventualmente, pensando di fare due teglie, una con la besciamella e una col pomodoro. Procediamo. Allora, prendiamo, sostituisco il sacchettino perché l'avevo veramente avevo tagliato troppo grosso il buco e poi mi faceva fatica invece che aiutare. Quindi, allora, come si riempie il sac à poche? Ad esempio, ecco, si mette rivoltato sulla mano, in questo caso, e si va a riempire cercando di non sporcare i bordi, in modo da poterlo poi usare anche più volte. Anche qui c'è un filino, tiriamo via. Ok. Lo giriamo in questo modo e davvero adesso è molto molto più pratico, perché magari teniamo chiuso dall'altra parte col dito in modo da non farlo. Oh mamma, oggi non mi va proprio, oggi non sono fortunata con questi sacchettini, è esploso. Una volta avevamo quelli in tela, più difficili da lavare ma più pratici da utilizzare. Allora, siccome mi stanno facendo arrabbiare e siccome anche è vero che non tutti hanno a disposizione questi strumenti a casa, io vi faccio vedere un altro sistema che è molto molto più divertente. Ok? Se avete il sac à poche, quello riutilizzabile, usate quello a questo punto perché è veramente difficile. Ecco qua. Troppo delicati i sacchettini, con la pressione si vanno a rompere. Anche qua, mettiamo qui, c'è un bello pezzetto di una costa gialla della dietina a coste, chiaramente le mani sono pulite, non
Se ad esempio venisse in mente, ma la carne in questo caso è cruda, come fai? Quando la mettiamo a cuocere, cuoce per mezz'ora in forno, quindi comunque sia questa carne va tranquillamente a cottura ultimata. Perfetto. Quindi sono tre. Io ne ho fatto un po', due teglie mi vengono tutte. Questi cannelloni è la prima volta veramente che li utilizzo. Ho provato a utilizzare di questa linea la pasta, cioè quindi le sfoglie di pasta fresca già pronte all'uso senza doverle sbollentare. Cosa posso suggerire? Posso suggerire che assorbono un pochino più di liquido di quello che mettete nella teglia. Quindi se fate una besciamella lasciatela un pochino più morbida. O se fate appunto la salsa pomodoro, mettete la salsa pomodoro, lasciatela sempre anche questa un pochino più morbida, perché altrimenti assorbendo il liquido la pasta tenderebbe a diventare troppo asciutto il piatto. Nel caso in cui invece le andate a sbollentare la pasta, lei diventa già elastica e allo stesso tempo idratata, e quindi in quel caso lì sia la besciamella sia la salsa pomodoro possono avere una consistenza abbastanza solida, cioè solida, de densa, non solida. L'importante è, ecco, io riempio un po' di qua, un po' di là, cercando di arrivare sempre al centro in modo da farcirli in maniera completa. Vado avanti con questo procedimento e poi vediamo il completamento del piatto. A tra poco. Lavoro è completato. In questa piccola teglia ho voluto esagerare e ho fatto due strati di cannelloni. Adesso proprio ho semplicemente messo un po' di pomodoro in superficie, lo distribuisco bene. Ho allungato con un goccino d'acqua quella che era rimasta nella bettina per poter poi appunto metterla un pochino più morbida. E la stessa cosa ho fatto in quest'altra teglia. Qui però ho fatto solamente uno strato. Allora, con il composto che vi ho detto, quindi 300 grammi di carne, circa 100 di grana, 2 uova e 250 di riso, perché poi avete visto un po' di riso mi è rimasto, quindi 200-250 grammi di riso. Ho preparato praticamente 26 cannelloni. Vedete voi. Allora, ripeto, secondo me conviene fare questo lavoro e appunto averne da parte già una pronta per un'altra volta, in modo che magari ci viene fuori un pranzo veloce anche quando non abbiamo tempo. Per completare la preparazione non basta altro che mettere ancora un pochino di parmigiano in superficie per permettere la gratinatura. Se volete è possibile mettere del pane grattugiato anche invece che il grana. Ecco qua, io ne avevo lasciato un po' da parte di quello che era del ripieno proprio per metterlo qua in superficie. In questo caso, ripeto, io ho fatto tutte e due le versioni con la salsa pomodoro, non ho fatto besciamella, rimane anche un pochino più leggera come preparazione. E quindi solamente l'ultimo proprio passaggio, un goccio di olio sopra prima di essere infornate. Se volete, ma questa è proprio una questione di gusto personale, potete mettere magari anche qualche profumino sopra, qualche erba aromatica, magari appunto un pochino di origano, ma è assolutamente una cosa molto personale. Ecco, io su una la metto, sull'altra no. A posto. Adesso il forno è acceso, sto aspettando che si riscaldi bene, deve arrivare almeno a 180 gradi, dopodiché lo farò cuocere per una mezz'ora a 180 gradi. Se avete la soluzione del forno col grill, gli ultimi 5 minuti potete metterla appunto con la soluzione grill per far gratinare bene la superficie. Nel caso in cui decidiate di ritirarli poi in congelatore, praticamente è necessario farli raffreddare completamente. E anzi, in questo periodo ci aiuta anche il tempo fuori, perché se lo mettete oggi ci sono 4 gradi fuori, quindi se lo mettete fuori in un posto all'ombra, non al sole, nell'arco di poco tempo si raffredda bene, lo impellicolate e potete poi congelarlo appunto nel vostro congelatore. Si conserva tranquillamente per almeno 2-3 settimane. E se invece avete una bella festicciola, perché no, offrirli tutti. E quante offrirne? Ecco, questa è un'altra cosa. Allora, la porzione normale sarebbero 3 cannelloni,
perché non sono molto grandi di questa misura qua. Potete fare eventualmente 2 o 3 cannelloni per ragazzi e magari 4 per i più grandi. La differenza chiaramente sta anche in quanto mangiate, cioè se questo è parte del menù, di un menù completo, chiaramente 2 o 3 sono più che sufficienti. Se è invece usato come piatto unico, perché in realtà è molto completo, allora potete darne anche 4 tranquillamente. Ecco, non esagererei se ci fosse la besciamella, perché quello è un nutrimento in più ulteriore, e non solo un nutrimento, ma anche un appesantimento dell'organismo per la necessità di digerire questa preparazione. Quindi va bene un bel piatto corroborante, però ecco, non esageriamo. Magari un'insalata di verdure crude, che può essere finocchi, possono essere delle rape, possono essere il cavolo rapa grattugiato con delle carote, va benissimo da accompagnare. Bene, non resta altro che mettere in forno e vedere il piatto finito. Bene, ecco qua con queste ultime due immagini vi saluto, vi ringrazio della visione, vi ricordo di mettere un bel like e di condividere il video se vi è piaciuto. Alla prossima!